Cari amici, ciao. Stante la possibilità di non poterci vedere dal vivo e proseguire in quella sede il nostro percorso didattico, procedo, vado avanti con queste piccole pillole in modo da portare avanti i nostri ragionamenti, il nostro percorso, offrirvi degli spunti. Vi chiedo sempre, come sempre, di darmi un feedback e a vostra volta inviarmi, come sta facendo Diego, il vostro materiale. Allora, questa è una lezione così che rappresenta un passo in avanti piuttosto deciso, per cui è rivolta a chi ha l'ambizione di suonare e di improvvisare in un modo un po' più professionale, consapevole. Penso, per esempio, potrebbe risultare particolarmente interessante per Enrico, per Diego, per Stefano. E verterà su questo argomento, ovvero come far coesistere il concetto di blues maggiore e blues minore, ma all'interno di una medesima posizione. Perché? Perché noi abbiamo visto la possibilità di suonare la scala blues maggiore e la scala blues minore all'interno di una progressione blues, però l'abbiamo fatto spostando a blocchi la nostra diteggiatura, nella fattispecie dalla seconda alla quinta posizione. Quello su cui vi chiederò di ragionare e vi darò degli strumenti per attuare questo percorso è: che cosa accade nel momento in cui noi sviluppiamo la melodia all'interno di una posizione? Ovvero, gestiremo due tonalità all'interno della medesima posizione. Questo consente di apportare delle micro variazioni melodiche alla melodia che noi sviluppiamo, che siano molto più naturali, efficaci, consapevoli e pensate. Cioè, nel momento in cui io suono passivamente la mia diteggiatura della scala blues in seconda, ricordo che ragioniamo sempre nella tonalità di La maggiore, l'abbiamo eletta così al nostro terreno di sperimentazione, ragionando sul blues in La. Mi sposto dalla seconda alla quinta posizione e do, come dire, l'effetto in automatico, passando dalla concezione del blues maggiore a quello più minore in quinta posizione. Cosa succede facendo questo? Cambiano determinate note, ma noi subiamo questo processo perché applichiamo lo stesso schema prima qui e poi qui. Ragionare in una stessa posizione ci consente di avere più coscienza di quali sono i gradi che andiamo a toccare della nostra scala di riferimento e soprattutto ci consente la possibilità di sovrapporre le due tonalità in modo più melodico, perché per l'appunto scegliamo non di fare questo processo di spostamento meccanico, ma di scegliere determinate note per dare una coloratura più maggiore o più minore, a seconda del nostro gusto. Allora, andiamo a vedere nel dettaglio. Smettiamo di pensare in termini di scala blues, quindi con la blue note, la quarta eccedente. Riduciamo il nostro, per ora, così, bagaglio alle sole 5 note della scala pentatonica maggiore e minore. E andiamo a vederle in seconda posizione. Abbiamo ripetuto, abbiamo detto già le altre volte, che la scala blues maggiore, anzi, la pentatonica maggiore di La in seconda posizione prevede questa diteggiatura 2, 5, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 5, 2, 5, che poi veniva trasferita avanti di una terza minore per ottenere per l'appunto la pentatonica minore di La.
Invece la pentatonica minore di La in seconda posizione prevede questa diteggiatura: 3, 5, 3, 5, 2, 5, 2, 5, 3, 5, 3, 5. Quindi si tratterà di gestire queste due diteggiature all'interno della medesima posizione. Ciò che il punto di vista, diciamo, personale che vi vorrei fornire per sviluppare un fraseggio è quello di lavorare e di ragionare per coppie di corde. Ovvero, se noi avevamo fa diesis, la, si, do diesis, le prime quattro note della nostra pentatonica maggiore, ecco, se le ragioniamo in minore diventa sol, la, do, re. Ovvero, la sesta della pentatonica maggiore diventa settima minore della pentatonica minore, la tonica rimane quella in entrambi i casi, il secondo grado della pentatonica maggiore diventa terza minore nella pentatonica minore e il terzo maggiore, do diesis, diventa quarto grado della tonalità re. Questo processo lo possiamo fare accoppiando, per esempio ho accoppiato la quinta, la sesta e la quinta corda, ora provo ad accoppiare, che ne so, per ipotesi, la quarta e la terza. Questa è la geometria della pentatonica maggiore, questa è la geometria della pentatonica minore. Se mi muovo sulle due corde, sulle prime due corde, avrò 2, 5, 2, 5 nella pentatonica maggiore, 3, 5, 3, 5 in quella minore. E poi così si possono fare anche sulle combinazioni intermedie, per esempio fra la terza e la seconda corda. Nel caso della pentatonica maggiore avrò la diteggiatura 2, 4, 2, 5. Nel caso della pentatonica minore avrò la diteggiatura 2, 5, 3, 5. Ragionando sui gradi, come abbiamo fatto sulle prime, in occasione della prima coppia. Semplifichiamo ulteriormente la struttura armonica. Ragioniamo su un pedale di la settima, al quale pedale noi possiamo applicare sia la scala blues maggiore che quella minore, come da esempio. Funzionino su questo pedale. Il consiglio di studio che do è quello di praticare proprio le coppie di corde, battezzando per esempio la sesta e la quinta e costruendo delle variazioni fra maggiore e minore, come da esempio. Sulle due corde centrali, quarta e terza corda, sempre variando, passando dal maggiore al minore. (Susurra)
Ok, facciamo ancora un passo ulteriore. Fino adesso ho suonato una frase nel modo maggiore e una frase nel modo minore, ma posso anche pensare di costruire una macrostruttura scalare che le contempli entrambe assieme. Quindi la somma di 2, 4, 2, 4 e 2, 5, 2, 5 diventa 2, 4, 5, 2, 4, 5. Quindi abbiamo concettualmente fatto interagire due strutture scalari in contemporanea. Contemporanea su un pedale, facendo riferimento ovviamente a un linguaggio blues. Credo che sia un ottimo punto di studio e soprattutto è un approccio mentale che vi aiuterà tantissimo anche nell'improvvisazione quando dovrete affrontare brani tipo per esempio quelli gli standard del repertorio jazz, in cui modulazioni, cambi di tonalità e tensioni transitorie, diciamo cromatiche, non diatoniche, si presentano ad ogni piezo spinto, cioè circostanze di questo tipo sono all'ordine del giorno. Saper produrre una melodia coerente con i cambi degli accordi, senza pensare a dei blocchi che si spostano orizzontalmente, è fondamentale per chiunque voglia improvvisare su, come dire, strutture accordali complesse. Spero di esservi stato utile, vi auguro un buono studio, buona chitarra e a presto.